Tra i giovani aumenta la violenza, ma non il numero dei reati, anche se cala l'età in cui si commette il primo crimine, e quanto emerge da uno studio condotto da Transcrime, centro di ricerca dell'Università Cattolica. I ricercatori hanno analizzato un campione di 100 ragazzi presi in carico dal Dipartimento di Giustizia minorile, raffrontando i dati del 2016 con quelli del 2023. Come si vede, diminuiscono i casi di furto dal 50 al 40% e l'uso di stupefacenti dal 36 al 18, ma aumentano i casi di rapina dal 12 al 24 e più in generale la violenza dal 20 al 30%. Quello che è emerso è che, e questo ce lo dicono anche le statistiche a livello nazionale, gli autori di reato, giovani o adolescenti, non aumentano in numero. Quello che aumenta è la violenza degli agiti, la violenza dei comportamenti. Ma c'è dell'altro: cresce il disagio psicologico, il primo reato a meno di 15 anni rispetto al 2016. Nel 2023 sono aumentati del 18% i giovani italiani NEET, cioè che non studiano e non lavorano, e del 10% i disturbi emotivi, cognitivi e DSA. La nostra visione è quella di dire con chiarezza a tutti gli interlocutori del problema, ricercatori, politici e amministrativi, che occorre intervenire subito e intervenire a tutte le età del fenomeno, che comincia da bambini piccoli fino agli adolescenti e poi agli adolescenti maturi.